Allora, pro. Ciao Toto. Tu tiela, eh? O no? Vabbè. Ma siamo all'aperto, eh? Sì, sì. Allora, intanto nome e cognome. Villa Valerio, usciamo. Allora, Valerio, lei soffre di una... Sì, di una... particolare malattia, quale e che cosa le sta succedendo? La micosi sistemica, cioè che ce l'ho anche nel collo, però un problema che ho avuto quando è stato ricoverato in ospedale, che mi hanno messo i tubi. Una sistemica resistente, ma da quasi 20 anni. Ecco, lo facciamo vedere un attimo. Quella è un'ernia. Non posso operare l'ernia perché la micosi, sì, mi provocherebbe un'infezione di tutto l'apparato stomaco, intestino, perché operando l'ernia, sì, ci sarebbe la ferita che mi fa arrivare la micosi alle vie biliari, come ha scritto il chirurgo, che ha detto che non mi posso operare appunto perché, come vede qua c'è il certificato, perché prima devo guarire la micosi e la micosi, uh-huh, non me la guariscono. Perché? Perché io è anni che appunto faccio antibiotici per niente e non hanno nessun effetto. Adesso c'è questa terapia medica del lavaggio del sangue, plasmaferesi, fotoferesi, sì, che non è che negano solo a me, la negano a tutti i cittadini della Lombardia, perché non esiste un protocollo. Io ho provato ad andare a Mantova quando non c'era ancora. Quindi lei che cosa chiede? Di avere accesso alle cure, cioè che la Regione Lombardia nega, perché non c'è un protocollo. Vai dal dermatologo, il dermatologo ti dice di andare all'infettivologo, l'infettivologo ti dice di andare dall'ematologo. Ho provato ad andare a Mantova perché c'era l'appuntamento in tempi dopo, a breve, a riguarda c'è l'appuntamento del 2024. Cioè, e poi in tutti gli altri centri dedicati, che la Regione Lombardia ha preso i soldi per fare questa terapia, a San Raffaele devi essere ricoverato e non ti fanno niente. Al centro di tumori uguale, al Sacco uguale, all'ospedale, quindi, a Pavia, a San Matteo uguale. Quindi lei uguale. Non riesce a farsi curare, no, questo è il punto. Vengono negate le cure non solo a me, a tutti i cittadini della Lombardia. Qui c'è il presidente Pizzula, può confermare. Allora, che la Regione Lombardia è zero. Pizzula, Fabio Pizzula, quello che sta succedendo è che abbiamo un cittadino che di fatto si trova nelle condizioni, pur con una acclarata patologia, di non potersi curare. Com'è possibile innanzitutto che accada una cosa del genere? Ma allora, in effetti è abbastanza incredibile. Dopodiché noi continuiamo a dire al signor Villa che si faccia presente a un pronto soccorso perché gli possano fare le cure del caso, e ci dice il signor Villa che anche in questa situazione del pronto soccorso non riescono a fargli le cure necessarie. Ci sembra una cosa abbastanza incredibile, vedremo di approfondire ulteriormente la questione, però che nel 2022 in Lombardia non si possa arrivare ad operare una ernia così vistosa come quella del signor Villa effettivamente lascia abbastanza senza parole. Ok, adesso come immagini puoi farla anche tu una battuta, ok? Però mi fai questa, devo farla vedere, sennò che cazzo di chi stiamo parlando. Ok. Perfetto, così ho anche l'immagine di copertura. Presidente Bernardelli, che cosa, come commenta innanzitutto il fatto che ci sia un cittadino che non può avere accesso alla sanità per una patologia acclarata come questa? Velocissimo. La Costituzione sancisce in maniera chiarissima il diritto alla sanità. Voi avete qua un esempio di un cittadino cui questo diritto è negato. Io prima di tutto ho consigliato a questo cittadino di denunciare la Regione Lombardia. Denunciarlo, vai tu e poi. Perché è vero, lui va negli ospedali per essere ricoverato, viene rimbalzato, non lo ricoverano. È una cosa incredibile. Avrò modo io, le mie trasmissioni, di portare il caso insieme al consigliere Pizzo, che lo porterà qui in regione, io lo porterò in televisione perché i cittadini sappiano com'è la Regione Lombardia e nella fattispecie la parte sanitaria della regione. Un fallimento. Va bene. Ok, 4 minuti abbiamo gestito tutto. Ottimo. Quando ci vediamo io e te? Villa, mi muovo, ti faccio sapere. Scrivilo tu. Scrivi tu qualcosa.
Saltiamo Prosperini e vediamo, parlo con questi qua. No, ma sai, io se Prosperini mi scrive, così ti do quello che mi ha scritto. Parlo io con questi qua, ciao! Bernadette, io ci sentiamo allora. Dai, mi muovo, ti faccio sapere. Io se Prosperino fa è meglio. Se no, i certificati te li ho già dati, no? Sì, ho tutto. Va bene, ciao. Ciao Marco. Ciao Fabio. Ciao. Ciao Valerio. Ciao.